Cooperativa Agricola Terre della Costa Viola, stamattina qui in Contrada Lena, in uno dei terreni che ha in cura la cooperativa. Stamattina comincia una nuova vita per questo terreno, per questo territorio da molti anni abbandonato. Qui i soci della cooperativa hanno iniziato a coltivare quello che ormai viene definito l'oro della Costa Viola, che è lo zibibbo. Luigi Barilà, che è uno dei componenti della cooperativa, ci spiega un po' che tipo di lavoro si sta facendo. Prima è venuta la pulizia generale, poi abbiamo fatto lo scasso del terreno, poi il sesto, ora il trapianto. Prossimamente ci saranno gli altri eventi che dovranno accedere per la cultura. Ecco, l'importanza di tornare all'agricoltura, che è difficile, è impegnativo, è faticoso, però... Ancora non possiamo parlare di questo, perché ancora siamo all'inizio. Noi, di quelle le nostre prospettive, che si dice che si dovrà tornare di nuovo nella terra, però ancora non possiamo dire, non possiamo cantare vittoria. Vabbè, tu da sempre hai fatto questo lavoro. Io da sempre ho fatto questo lavoro, grazie a Dio mi trovo bene, sono stato sempre bene, perciò penso, mi auguro che gli altri prendano questo esempio. Ecco, grazie ad alcuni amici che hanno creduto alla cooperativa, che hanno dato tra l'altro questo terreno incomodato d'uso proprio perché fosse ripreso e coltivato. Diciamo che abbiamo messo anche delle nostre proprietà e ce ne abbiamo abbastanza, però grazie ai proprietari che ci hanno donato. Che hanno un po' capito che è meglio coltivarli piuttosto che lasciarli abbandonati. Ecco, anche Enzo Tripodi, che è un giovane che ormai anche lui da qualche tempo si è dedicato all'agricoltura, è tra virgolette una scelta eroica, perché oggi i giovani pensano piuttosto a fare altro. Eh sì, è vero, iniziamo questa nuova avventura e sperando di dare l'esempio anche a tutti gli altri giovani di potersi avvicinare qui ai terreni, che non è che è faticoso, sì è faticoso, però con le nuove tecnologie di oggi, magari le nuove attrezzature di oggi, semplifica molto il lavoro, che a differenza dei nostri padri hanno fatto magari tutto manualmente. Quindi è una buona idea, diciamo, per portare avanti questo progetto, anziché magari pensare sempre di abbandonare la propria terra e andarsene altrove. Tra l'altro, voglio dire, anche tuo papà ha sempre fatto questo lavoro, quindi tu sei a conoscenza degli enormi sacrifici che sono stati fatti. Però oggi possiamo dire ai giovani, a chi vuole avvicinarsi, che in qualche modo l'agricoltura è cambiata. Già si può lavorare con mezzi meccanici che magari qualche tempo fa non c'erano. È giusto, hai detto giusto, magari i nostri padri facevano tutto manualmente e magari c'erano magari altri tempi, non c'erano magari le attrezzature che c'erano oggi, non è che lo facevano perché lo volevano fare. Oggi con la tecnologia si va avanti ed è giusto andare avanti anche con l'agricoltura, con nuove attrezzature e via. Qui si coltiva zibibbo? Zibibbo, la prima esperienza è qua. Facciamo lo zibibbo, questa è la pianta dello zibibbo che viene piantata qui nel terreno e poi mano a mano curata e sperando di ottenere i risultati che la cooperativa... Ecco, salutiamo anche Caterina. Non è presente, è la nostra componente della cooperativa, e... con tanti saluti e tanti abbracci. E lei ha iniziato qualche anno fa a fare vino? Ha iniziato qualche anno fa a fare vino. E adesso ha sposato questo progetto che è Cooperativa Agricola Terra della Costa Viola. Non sarà facile, so. Difficile, però io ancora mando un appello ai nostri amministratori di incentivare l'agricoltura, perché è l'agricoltura che va avanti oggi a dare lavoro e tranquillità. Buon lavoro. Grazie. Grazie.